Finalmente, dopo un anno di stop forzato, riparte la fiera dell'Aria Carai, che compie 18 anni. E quest'anno la fiera si svilupperà il 21 di novembre su tutto l'arco di Via Roma, con espositori da tipici locali dei prodotti all'artigianato. Avremo Barba Brissiu, che dal mattino scolpirà con la motosega un vecchio tronco di cedro, e novità di quest'anno invece la sagra della Bagna Cauda, perché è la prima volta che la proponiamo. Sarà sotto il mercato coperto in piazza Cavour, dove ci saranno due turni, uno alle 11:30 e uno all'1:30, per consentire di accontentare tutti nel migliore dei modi e il distanziamento che c'è ancora imposto per via del Covid. Quindi l'inizio del primo turno sarà alle 11:30 e il secondo all'1:30. La prenotazione si fa tramite i canali della Proloco. Diciamo che i posti sono in via di esaurimento, bisogna far veloce per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili. Ormai l'aglio di Caraglio è davvero conosciuto un po' su tutto il territorio, direi anche non solo nazionale ma anche internazionale, è considerato un'eccellenza non solo nel nostro territorio ma anche a livello mondiale, così l'ha definito lo chef Kumia quando abbiamo presentato a Racconigi, quindi una grande soddisfazione per noi, anche un momento di, come dire, di gratificazione per questi produttori che davvero hanno saputo lanciare questo prodotto in modo incomiabile. Quindi ne va a vantaggio di tutto il nostro territorio, quindi anche come sindaco non posso essere che grata a questo gruppo di produttori che comunque nel tempo hanno saputo davvero intanto creare gruppo e poi dare veramente valore al prodotto. Cosa ci aspettiamo? Sicuramente sarà una fiera, una sagra mangiareccia, perché appunto la Bagna Cauda unirà tutti la domenica a pranzo o a mangiare. E poi ci saranno le bancarelle con tutti i consorziati dell'Aglio di Caraglio che esporranno tutti insieme lo striscione del consorzio e il logo di promozione, valorizzazione e tutela dell'Aglio di Caraglio ai Carai. Oggi si celebra l'Aglio Carai, che è stato ripreso dopo tanto tempo che non se ne parlava più. Ormai sono 18 anni che è partito il consorzio grazie all'idea di qualcuno che poi piano piano ha ripercorso la storia di questo territorio e delle sue radici per arrivare oggi a celebrare davvero un prodotto di qualità, dove anche in tantissime trasmissioni televisive grandissimi chef ne parlano con assoluto orgoglio pugnese. Io volevo anche ringraziare quella che è una sinergia importantissima del territorio che fa la TL, perché qua ci sono uomini e donne capaci, che sanno fare bene, ma poi occorre anche far sapere cosa si fa, e la TL sotto il profilo della promozione è davvero straordinaria. E perché promozione turistica è anche un prodotto del territorio? Perché mai come oggi si legano tutti i prodotti dell'enogastronomia di un territorio, perché consumarli, respirarli, assaporarli sul territorio lascia una memoria che è chiaramente più importante. Quindi turismo, enogastronomia e prodotti di eccellenza come questo fanno grande la nostra provincia. Io oggi siamo qui a Caraglio a presentare quello che viene chiamato l'oro bianco, l'aglio, una serie di eventi legati appunto a questo prodotto di questa terra, un prodotto salubre, un prodotto coltivato senza pesticidi e un prodotto coltivato grazie alla fatica dell'uomo che in queste terre produce questa magnifica cosa che è l'aglio di Caraglio. L'aglio viene usato in tutta la cucina piemontese e soprattutto anche nella Bagna Cauda, ed è proprio con questo nuovo prodotto che Caraglio vuole lanciarsi all'interno di tutte le varie sagre d'autunno della provincia di Cuneo. Beh, promuovere questi eventi vuol dire sicuramente turismo, vuol dire far conoscere alla gente un prodotto locale che ormai non è più locale, perché sappiamo quanto l'aglio ormai è diventato importante per qualsiasi piatto, e comunque in questo periodo dove l'autunno è ormai è entrato nel vivo, questi prodotti sono in paniere che ogni giorno noi vediamo nei nostri ristoranti e vediamo nella nostra terra, e di conseguenza promuovere questo territorio vuol dire promuovere un intero, non solo un prodotto, ma dei locali, dei cibi che fanno sì che il nostro territorio continui a valorizzare e continui a crescere come sta crescendo nell'ultimo periodo. L'aglio del Caraglio, quindi la fiera dell'aglio, che a Caraglio è un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza che
ruota intorno a un consorzio che è nato alcuni anni fa e che oggi riesce ad impiegare decine di famiglie intorno a questa produzione tipica del nostro territorio, produzione riconosciuta ormai da tutti, quindi sicuramente un'importante realtà agricola che però ci serve attraverso i nostri canali di comunicazione, e questo è il contesto credo migliore per andare a presentare questa eccellenza, perché siamo arrivati direttamente in cascina proprio dove viene prodotto a raccontare l'esperienza di questo aglio. La ripartenza in presenza, ripartenza in campagna, ripartenza dalla base, cioè dai prodotti dell'agricoltura, un prodotto d'eccellenza del territorio, un prodotto che nasce dal lavoro in sinergia di un consorzio di produttori agricoli con dei disciplinari, con delle regole, un prodotto che qualifica il territorio in maniera particolare. Diciamo che noi come fondazione abbiamo a cuore anche la valorizzazione dei territori, come potrete intuire. Su Caraglio abbiamo investito molto con il progetto Faro del Bioparco e siamo certi che potremo essere di supporto anche su iniziative come questa, nei modi dovuti, secondo le nostre regole, perché è un territorio che merita.